Ciao, allora Ciao. siamo qui. Bene, bene, bene. Ciao Eleonora. Ciao Allora, Luca. ti introduco per il pubblico di Guitar Prof. Va bene? Dico due o tre cose e poi ci facciamo una chiacchierata. Aspetta che, appunto, sai che ci vedo così così. Allora, Eleonora Strino ha studiato al Conservatorio di Napoli e al Conservatorio di Amsterdam. Ha all'attivo alcuni dischi. Ne cito un paio in trio. Uno è Tres Palabras con il Sunrise Organ Trio con Alberto Marsico e Massimo Del Pezzo, e poi un altro album in trio dedicato a Cy Coleman con Greg Cohen e Massimo Del Pezzo. Sei stata convocata ultimamente per partecipare a un tour di 3 mesi negli Stati Uniti o insomma in Nord America all'International Guitar Night, e appunto un tour dedicato a quattro chitarristi, un tour insomma che vi vede quattro chitarristi di varie nazioni, insomma, se ho capito bene, no? Una roba del genere. E hai in ponte, insomma, un tour in Germania anche sempre dedicato alla chitarra. Poi ultimamente sei stata intervistata, siamo arrivati secondi noi perché sei stata intervistata prima da Jazz Guitar Today, che sono più importanti di noi, lo dico io così almeno lo sappiamo tutte e due, però noi siamo amici e ci vogliamo bene, e così. E, hai vinto nell'ottobre del 2019 il premio per la miglior composizione al concorso internazionale Rada Canu in Romania con il brano Senza e Cestà. Ora, poi dopo ci ascolteremo anche qualcosa sia in trio che in guitar solo, ma io una cosa te la domando subito perché l'ho scoperta ultimamente quando ho preso qualche informazione, perché io non sapevo che cantavi. Non lo sapevo No. neanche io. Esatto, capito? Avendoti conosciuto come chitarrista, insomma, per mille motivi, ma canti abitualmente? Cioè, è una cosa Ma che fa. guarda, il canto è venuto molto dopo, chiaramente. E quindi è un anno e mezzo che ho iniziato a studiarla con un'insegnante napoletana, Cristina Florio. E niente, quindi diciamo che arricchisce anche la chitarra in qualche maniera, nel senso che mi ha dato un approccio differente, perché comunque questo, la voce è uno strumento interno, quindi imparare a respirare, avere la giusta pressione, no? Perché è poi quella che ci permette di emettere il suono giusto, e in qualche maniera poi lo riporto anche sulla chitarra, nel senso che proprio a livello che senti di più, percepisci più il suono, perché noi comunque la chitarra è uno strumento abbastanza esterno, no? Quindi non è interno come la voce, però così mi è diventata anche lei in qualche maniera interna. Certo, da musicalità. Ma quindi il Sì. brano con cui ha vinto il concorso in Romania invece è strumentale o è cantato? No, è un brano che prevede un testo in napoletano. Infatti l'ho registrato nel mio ultimo album che sta per uscire. E quindi il testo è napoletano, però lì ho fatto una versione solo strumentale, sì, con un trombettista, quindi era in quartetto con un trombettista. Ho capito. Quindi. Ok. Allora, partiamo dall'inizio. Dimmi un po' come hai cominciato. A che età hai cominciato a suonare te? Com'è andata? 14-15 anni. 14-15 anni. C'è stata una scintilla di qualcosa o è stato un Ah, sì, caso? Gli no, è amici, le cene, la chitarra sulla la guitarra. spiaggia? I motivi sono mille, no? Nel senso, per Sì. cominciare a suonare. Non so, te com'è andata? No, a me sì, è stata una cosa del genere, però è stesso in famiglia, nel senso che, vabbè, io vengo da una famiglia artistica, nel senso mio padre è un pittore molto importante, insomma, anche mia sorella Francesca, la prima figlia, siamo quattro figli, insomma, quindi l'arte girava in famiglia, però non musicalmente, tranne che mia sorella, la seconda, diciamo, mia sorella Serena, la seconda, secondogenita, ecco, lei in qualche maniera ha sempre cantato e aveva a casa una chitarra, la strimpellava, però principalmente c'erano questi due fidanzati delle mie sorelle che erano appassionati di jazz, quindi diciamo c'è questa stata questa storia, e quindi loro quando arrivavano a casa a volte mettevano dei dischi, no? Mettevano delle cose, e quindi io che ero piccina appunto sentivo questa musica, ma che cos'è questa roba, insomma. Poi mi ero molto appassionata perché avevo sentito questo disco che mi ricordo era Mystery Sky di Pat Metheny con Charlie Eden.
Ebbene, ero rimasta affascinata, incantata, ho detto, ma che cos'è questa cosa? Ma che pattumetino, un chitarrista, eccetera, eccetera. Insomma, lui strimpellava un po' Nuovo Cinema Paradiso, Ok. una canzone presente nell'album, e la stava insegnando a mia sorella. E io andavo lì, ti prego, me la insegnate? No, 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 perché sai come fanno le sorelle maggiori? E allora, niente, poi l'altra sorella più grande mi dice, senti, però in realtà, che anche lei aveva il fidanzato appassionato di jazz, pensate che storia, cioè tramite i ragazzi delle mie sorelle sono arrivata al jazz. Mi trovata circondata. Sì, però in maniera appunto non diretta e indiretta. E quindi loro mi ha detto lei che un amico del fidanzato insegnava chitarra. E lei, dato che andava al Vomero una volta a settimana a trovare il fidanzato, mi avrebbe portato, se volevo, a fare delle lezioni. Io certo, che bello, vabbè, insomma, così è stato. È stata una cosa improvvisa e subito sono partita con la chitarra jazz, perché sono andata da lui e ho detto, guarda, io questa passione, cioè, voglio fare questo. E quindi è stata una cosa casuale, però subito sono partita come un treno. Ma quindi non hai fatto come tra l'altro anche io e tanti altri chitarristi che si parte, io per esempio ho cominciato col blues, poi ho fatto il rock e altre cose, poi No, sono appassionato al jazz, te invece sei andata dritta lì. infatti questa cosa, diciamo, da una parte attualmente ti posso dire che forse è stata positiva, perché comunque sono partita, diciamo, tra virgolette tardi, nel senso 15 anni non è proprio un'età, cioè non sono partita a 5 anni a suonare lo strumento, non ho avuto una preparazione classica, tecnica, no? Però essendo stata un treno, appunto, sono partita col jazz, probabilmente mi è servito attualmente, soltanto che all'epoca hanno sofferto tanto, perché io comunque non sapevo, non suonavo rock, non suonavo in una band, capito, del liceo, cioè, quindi ho passato tanti anni chiusa in casa a studiare un po', capito, senza poter vedere questo riscontro immediato, come quando suoni rock, che al liceo vai, suoni, fai un gruppo. E quindi sì, diciamo no, sono partita direttamente con questo. Bene, bene, bene. E quindi dicevi dei dischi. Allora, qualche disco anche ascoltato successivamente che a Sì, cui no, sei poi subito dopo appassionata. quello, diciamo, quando mi sono appassionata, ecco, c'è stato questo disco e sicuramente è stato il disco che maggiormente mi ha influenzato nella vita, attualmente anche, invece quello registrato Undercurrent con Jim Hall e Bill Evans. Conosco bene. Quello è stato un altro disco che subito ho avuto e mi sono proprio innamorata di questa musica, cioè per me era pura poesia, l'ascoltavo dalla mattina alla sera, lo conosco a memoria, insomma. E attualmente Jim Hall e Bill Evans rimangono per me due enormi ispirazioni, nel senso che sono due poeti più che musicisti, li ho sempre visti un po' così. E poi chiaramente da lì tutto, cioè ho iniziato a documentarmi, ascoltavo Coltrane, anche se il primo disco di Coltrane che mi ricordo che avevo messo era Blue Train, no? Sì. E quindi io l'ho messo, ho ascoltato e l'ho tolto. Ho detto no, sono rimasta un po' stuccata, l'ho posato, dopo un anno l'ho ripreso. E l'ho rimesso, ho detto, ah, ok, adesso forse inizio a capirci qualcosa. E insomma, quindi quello è stato bello tosto, però così. E poi lì davanti tutti gli altri dischi. All'inizio ero molto appassionata, ho fatto un po' un percorso, magari anche al contrario, anche in questo caso, nel senso che ascoltavo anche molti dischi dell'ECM, ero appassionata di Paul Motion, Electric Bebop Band, insomma, Keith Jarrett, tutti i tri di Keith Jarrett, insomma, Chest Lloyd, quant'altro. Quindi ho ascoltato anche tanta musica moderna, Carter Rosen Wilken, eccetera, eccetera. E poi ho fatto E poi un sei, diciamo, regresso, ecco, un progresso. per come ti conosco io, diciamo, il tuo sound, E passamela sono proprio chitarrista nella vivo. migliore delle accezioni, è abbastanza sulla tradizione, no? Sì, infatti, totalmente, cioè, nel senso magari dal punto di vista compositivo Poi no, ognuno è un però singolo, chiaramente ognuno di noi è un singolo, sicché ognuno filtra attraverso la propria sensibilità, però diciamo che il mondo è quello un po', è sì, quello un assolutamente, po'. infatti poi ho fatto un passo indietro, cioè questo passaggio inverso e poi sì, fondamentalmente ho studiato tanto il bebop dai dischi, ho studiato tutti i chitarristi, i musicisti, i pianisti, i sassofonisti, sì. Alla fine il linguaggio comunque per andare incontro alla tradizione in qualche maniera resta comunque quello del bebop. Non si... Eh beh sì, quello è proprio il linguaggio del jazz. Poi dopodiché ci si può evolvere, però è come se fosse la grammatica italiana, insomma. davvero, sì. Ma infatti mi fa venire in mente che il famoso Omnibook di Charlie Parker è un libro per la vita. Cioè, Certo. quello è anche, guarda, anche solo i temi, voglio dire, no? Se ti studi 15 temi di Parker, già ti crei un Già è tipo super vivo, di sì. tecnica, insomma, no? Che serve con quel linguaggio, con quelle acciaccature. Certo. Chitarristi, ma hai detto G-moll, quindi, di
Gimol Allora, come Gimol numero 5. sicuramente è stato uno dei miei primi chitarristi preferiti, attualmente anche rimane uno dei miei chitarristi preferiti, nel senso che per me è proprio il massimo nell'espressione, proprio nel suono, no? Di tutto. Insomma, è veramente un grande, perché non è neanche un chitarrista, cioè Gimol è un Oh, musicista, quello ecco. è, eh sì, è un mondo. E oltre a Gmall, quindi? Parallelamente a Jim Hall, l'altro mio chitarrista preferito di cui avevo tutti i dischi che lo fanno spiegata era John Scofield, il quale comunque attualmente reputo un grandissimo musicista, un grandissimo chitarrista. E quindi anche avevo tutti gli album di Scofield e lui. È Poi, artisticamente figlio di Gmall, però è da un'altra parte. Cioè, comunque il sì, filo è il filo è lo quello, no? stesso. Infatti adoro attualmente anche Bill Frisell, che comunque è lo stesso filo. Ok, quindi anche Gimol, Scofield, Bill Frisell, e soprattutto il mio chitarrista preferito moderno, attuale, è Peter Bernstein. Lui proprio, Sì, sì, Peter Bernstein, a parte che è una persona eccezionale, così come suona è così. E ho fatto anche una lezione con Peter Bernstein durante il lockdown, e insomma ci conosciamo abbastanza bene, perché l'ho conosciuto dal vivo, insomma. E lui per me è eccezionale, perché appunto il connubio tra eleganza, suono, però anche il blues, la tradizione, il suono comunque quello un po' cattivo del blues, no? Si porta dietro, e quindi lo adoro. Quindi questo qui. Poi chiaramente, se non parliamo di moderni, poi ho fatto tutto un percorso della tradizione. Ho iniziato a studiarmi tutti i chitarristi. In principio ho studiato Barney Kessel, conosco Barney Kessel di tutto, cioè qualsiasi video, le posizioni, i dischi e tutto quant'altro, insomma. E ho iniziato con lui e poi Graham Greene, Wes Montgomery ovviamente, Wes Montgomery, sì, Kenny Burrell. Ok, quindi hai studiato proprio i linguaggi dei vari Sì, chitarristi li storici. trascrivevo, ho cercato di prendere un po' da ogni chitarrista, Sì. diciamo, cercare di capire come approcciavano. E poi dopo di quello ho lasciato i chitarristi, ecco. Certo, sei andata magari su altri strumenti. Ti Sì. faccio, mi era appuntata una domanda, ti volevo fare sulle trascrizioni, appunto, visto che siamo entrati in argomento. Come lavori sul fatto delle trascrizioni? Li tiri giù sulla chitarra e li trascrivi? Li trascrivi sul pentagramma via via? Come fai te? Come ci lavori? No, io sono una scombinata totale, E vabbè, cioè, questo va praticamente, no, benissimo. proprio, cioè, veramente una disorganizzata totale, cioè. Bene. Totalmente, dico solo che ogni anno compro un'agenda, metto un mese per sceglierla e c'ho il cellulare, l'iPhone ultimo, eccetera, eccetera, e non segno niente, né sull'agenda né sul cellulare, questo per dirti. Ma come fai a Quindi tenerti le cose in figurati. memoria? È tutto in memoria, cioè cerco, e poi certe volte mi dimentico, e così faccio per i soli, cioè io non so scrivere, cioè non ho mai saputo leggere bene. Allora, visto che hai la chitarra in mano, ma che chitarra è questa? No, allora vi spiego. Adesso questo qua ho la 335, la mia vecchissima chitarra, quella, diciamo, una delle prime chitarre che ho avuto, perché la mia L7 è dal liutaio. Ok. Che è quella con cui suoni di solito, che ho visto Sono di che solito, sì, quella dei video anche, sì. è Sono di una solito con la L7. una L7. Ok. Sì, è del 33, una chitarra vecchissima. Ma è veramente del Gibson 33? L7 del 33. Infatti, perciò l'ho portata alla porta del luutaio, perché puntualmente si apre, si scassa, Perdonami, insomma. ma dove l'hai trovata una chitarra del 33? L'ho trovata perché praticamente io sono anni che collaboro con Greg Cohen, questo grandissimo musicista americano, e Greg vive a Berlino attualmente, perché insegnava a Berlino al Jazz Institute. E insomma, quando ci siamo conosciuti, che io avevo fatto l'audizione a Berlino, poco dopo, insomma, io volevo comprarmi una chitarra, perché questa qui mi piaceva molto, questa è una 335 del 79, un suono pazzesco, bellissimo, ma anche tanto pesante. E poi chiaramente, dato ovvio che sentivo un po' l'esigenza di una chitarra molto acustica, no? Soprattutto considerando il mio stile attuale. E quindi diciamo, questa è bellissima, però comunque chiaramente un ibrido. È chiaro. E allora volevo andare su un suono un po' più acustico, e quindi ne avevo parlato con Greg, e lui ha detto, vabbè, te la prendo io che vado in America. Andando in America, andato in un paesino sperduto di non so dove, vicino a New York, o forse Los Angeles, non mi ricordo neanche. Insomma, in questo negozietto sperduto. Ha preso la chitarra, l'ha provata, ha detto yes, Lella, this is the right one, e me l'ha portata qui nell'America. Non mi ha fatto pagare neanche la dogana, no, perché me l'ha portata lui. Ma E quindi io ho questa chitarra grazie a lui, ovviamente, cioè, me l'ha portata lui. devo dire, una chitarra del 33 è veramente, cioè, ok, al vintage, ma del 33 è veramente vecchia, nel senso buono del termine, cioè proprio
non c'è tanta gente che ha una chitarra del 33 in mano. No, infatti. Nel senso, infatti guardavo nelle foto, dico, guardavo questa chitarra che avevi in braccio, te in quasi tutte le foto, dicevo, ma però non faccio, non riesco a capire. Come, che chitarra è? Non lo so, Non riesco a non lo capire sapevi. fino in fondo che chitarra è, capito? Storia interessante. Allora. Sì, e poi ho anche una chitarra di luteria che mi ha fatto un chitarrista americano. Me l'ha regalata l'anno scorso, no, 2 anni fa. Aveva deciso di farmi una chitarra e di regalarmela per vedere come suona. Una bellissima chitarra. Non ce l'ho qui attualmente perché è uno studio a Torino dove sta la chitarra. Insomma, quindi non ce l'ho attualmente, però pure una bellissima chitarra. Cassa alta o cassa bassa? Sempre archtop. E Ok. poi sto aspettando un'altra chitarra da un altro luthaio, insomma, che pure che si chiama Mirko Borgini, bravissimo, chitarrista italiano, che ha fatto anche la chitarra a Franco Cerri. Ah, ok. Sempre un archtop che arriverà, diciamo, concomitanza del mio tour in America, più o meno, penso che mi porterò quella chitarra lì. Per quanto riguarda gli ampli, hai preferenze? Bah, diciamo, io uso, cioè ho a casa un DV Mark della Mark Bass, Jazz Mark, no? Sì. Che è un amplificatore chiaramente molto comodo perché è Quello leggerissimo. più piccolino o quello più No, grande? quello più grande, però è identico il peso praticamente. Sì. Diciamo, è bello, un ottimo amplificatore quello lì, però se dovessi scegliere il suono, un ampli che mi piace anche perché quando faccio i concerti, la maggior parte dei concerti che faccio sono festival e lì trovi comunque gli amplificatori, no? E quindi spesso adoro il Fender Twin, per esempio, un amplificatore che mi piace molto, e poi anche l'Erickson, sai, gli amplificatori che sono un po' i nuovi Politon, Sì. Jazz Amp, insomma, quelli li avevo provati ad Amsterdam e a dire il vero volevo comprarne uno di quelli lì. Perché dicono che funzionano molto molto bene, quindi ho sentito Sì, è un bel solo amplificatore, comunque c'ha un bel suono molto jazz, insomma, quindi sì. sì. Prima mi hai mandato un paio di link, ci ascoltiamo una cosetta, se vuoi. Allora, scegli tu. Mettiamo un pezzo in trio o mettiamo un pezzo in guitar solo? Ma partiamo col guitar solo, va. Dai, partiamo in guitar solo. Thank you.
Bravissima. Grazie. Linguaggio armonico super evoluto, eh. Allora, visto che siamo su un blog dedicato Digitale. di chitarra dedicato a chitarristi, dacci un consiglio, via. Una cosa da fare per ampliare. Sicuramente attingere da altri strumenti che non siano la chitarra. Senso che ovviamente per evolversi armonicamente è ovvio che, cioè, oddio, ci sono tantissimi chitarristi, cioè, a dire la verità, io che cosa ho fatto? Dato che adoro appunto Peter Bernstein, come dicevo poc'anzi, insomma, che è stato una mia grande ispirazione, e tanti altri chitarristi, anche come Jim Moll, eccetera, eccetera, più che trascrivere loro, ho cercato di capire che cosa avessero anche fatto, no? Nel senso, e quindi sapevo che Peter Bernstein è un grande appassionato di Monk, dei pianisti, che lui ha trascritto tanti pianisti, anche Pasquale Grasso, immagino che conoscete, il fenomeno della chitarra jazz attuale. Pasquale è un grande, Pasquale è praticamente Bud Powell sulla chitarra, no? Quindi questo, fondamentalmente attingere da altri strumenti. Chiaro che armonicamente il pianoforte a noi ci dà tanto perché è uno strumento armonico, no? Nel senso che altri strumenti, il sassofono è molto più per l'improvvisazione, il linguaggio proprio dell'improvvisazione. E quindi diciamo sì, sicuramente i pianisti sono di grande ispirazione, ecco tutto qui. Quindi cercare di portare sulla chitarra i voicing pianistici in qualche maniera. Ok, quindi qui però poi c'è il fatto che te devi fare devi traslare sulla chitarra quello che fa Bill Evans. Ora sto sparando un nome a caso, nel senso, Sì, quindi devi fare una scrematura di queste è note. certo, una scrematura. Ad esempio, che ne so, c'è cioè, per esempio Bill Evans, un voicing che suona spesso, no? Per un accordo minore, è questo qui, che fondamentalmente c'è questo, no? Che fa tutto, il semitono, il cluster, però questo è pazzesco, no? Questo voicing. E questo è un voicing che si può portare da Bill Evans, se lo porti sulla chitarra, capito? Oppure Monk ad esempio sempre usava tantissimi cluster, no? Queste cose così che funzionano benissimo sulla chitarra e sono solo due note fondamentalmente, già fatto tutto. Quindi bisogna sicuramente sintetizzare, perché è ovvio che tanti voicing che prendeva Bill Evans a due mani è ovvio che non ho altri pianisti, Però te è dici che un certo, facendo una riduzione dal voicing comunque si si ottiene può un fare. risultato che può essere utile a chi studia quella cosa lì, al Sì, io chitarrista. poi chiaramente l'ho fatta alla mia maniera, capito? Cioè, nel senso, io sento una cosa e dico, come posso portare sulla chitarra? Ok, così mi piace. È una sintesi che penso che sia abbastanza anche personale, un pochino, no? Deve esserlo, Sì, no, certo, così crei un mondo. necessariamente. Certo, è chiaro. E, stessa cosa per, diciamo, il fraseggio melodico? Preseggio melosio anche, nel senso che Sassofonisti, stesso, cioè, trombettisti e compagnia, tanto come per. no? Sì, assolutamente. Tutti gli strumenti, cioè tanto tutto fa tutto brodo, insomma, dai pianisti, per esempio, i pianisti, quando si trascrive i pianisti suonano molto staccato, no? Spesso, cioè, quindi questa cosa per la chitarra è ottima, cioè, mi piace molto. E invece, però, poi se senti i sassofonisti o i trombettisti, allora cerchi di imitare il suono lungo a quel punto lì. Quindi dici, come faccio a far durare una nota più del dovuto? A tenere quel suono lì non lo posso tenere, però ci posso provare ad arrivarci, no? Se ce l'hai in testa, fondamentalmente poi cerchi di portarlo sulla chitarra, tutto quello che c'è in testa, Quindi sviluppare diciamo sempre un il cervello. approccio, diciamo, creativo barra artigianale della cosa, Sì, dello perché poi strumento. dopo ti rimane lì, tu c'hai i suoni in testa e poi alla fine la chitarra è solo uno strumento qualsiasi per poterli portare, no? Riportare. Che questa poi è la cosa più difficile da imparare, però, cioè, nel senso, trasportare quello che è in testa sullo strumento è la roba più difficile, fondamentalmente. Per quanto riguarda la didattica, allora, è vero che stai scrivendo un libro o scriverai un Sì, libro o sulle scale Bebop o qualcosa del genere? Sto esatto. sbagliando? Il libro si chiama proprio Scale Bebop, è un libro proprio su Bebop, e per Fundamental Changes si chiama questa casa editrice inglese, però il libro verrà praticamente solo, infatti i tempi sono molto lunghi perché il libro loro lo vogliono pubblicare in inglese, chiaramente per me c'è questo ostacolo enorme della lingua, per cui stiamo un po'
ci vuole tanto tempo, ecco, Certo. tendenzialmente, però sì, è una casa editrice che ha pubblicato anche appunto Martin Taylor, Gertrude Wilken, Ok, loro, buono. insomma, sì, Quindi quindi prima o poi uscirà, verrà pubblicato principalmente in America, però... sarà su questo, sarà un focus su questo argomento qui. Sì, sicuramente sul bebop. Poi ho fatto anche in realtà un videocorso, questo che può essere interessante, per YouJazz. Ok. È praticamente questa associazione che è nata di recente, ottima, un'ottima associazione, uno dei fondatori è Gianni De Nitto, un sassofonista molto bravo di Torino. E, insomma, ha fatto questi videocorsi, appunto, queste piccole masterclass in cui c'è anche Emanuele Cisi per il sassofono, altri tantissimi bravi artisti, insomma. E quindi io principalmente l'ho fatta sulle scale bebop, sul bebop. Quindi qualcuno che è interessato può o studiare con me oppure, nel senso, vedere magari anche il videocorso, iniziare a vedere il videocorso e poi magari approfondire. Questo sì. Però uscirà a breve, dovrebbe uscire adesso. Lo Ok, stanno ottimo. ultimando. Senti, una cosa per quanto riguarda lo studio, tu anche se penso di aver già intuito la risposta da quello che mi hai detto prima, tu hai almeno una parte della tua routine fissa oppure no? Vedi? No, cioè io quando ci ho provato, perciò dico, io sono, cioè quella che mi manca fondamentalmente è proprio qui, c'è cioè l'organizzazione, che se avessi un minimo di organizzazione magari farei molto meglio, ma proprio non sono una persona organizzata, cioè proprio non so, dovrei studiare questa cosa, quindi no, non ce l'ho una routine, Ok, anzi... faccio una domanda diversa. Hai passato, e anche qui penso che di intuire la risposta, conoscendoti un pochino, molto sui dischi, molto sul suonato, Sì. tanta tecnica, balance, cioè com'è No, il balance allora tra queste due cose? ecco, allora ti dico sicuramente come è andato il percorso. Fondamentalmente è stato sempre la tecnica è stato sempre il mio deficit, una cosa che sentivo che mi mancava perché non avendo appunto studiato all'inizio Sì. molta tecnica, magari che ne so, avere un approccio classico che è anche importante, comunque la chitarra classica è vero che è uno strumento totalmente diverso, però cioè, per la mano sinistra è Sì. ottimo, anche per l'apertura, no, se vogliamo. E poi neanche per esempio il rock e il metal, paradossalmente anche quelli danno un fatto della tecnica, della velocità, no? Se vogliamo. Io invece non avevo niente di tutto questo, quindi ho sentito sempre questa carenza tecnica. Però poi c'avevo la pigrizia per studiare, capisci? Perché poi comunque non sono, appunto, se mi devo mettere a fare esercizi, una cosa per un periodo, allora dico, per un periodo io l'ho fatto, ovviamente mi sono chiuso in casa, stiamo dicendo 8 ore al giorno, questo nessuno te le toglie, perché chiunque voglia, Beh, cioè, mia tutti quelli che madre mi... suonano hanno passato un Appunto, periodo, no? io mi ricordo mia madre mi veniva a chiamare di la sera, lei, per favore, vai a dormire, non puoi Certo. stare. Cioè, comunque ho studiato tantissimo, questo sì, un periodo, una parte della vita, ovviamente, in cui cercavo di darmi anche una routine giornaliera, cercavo di fare gli esercizi tecnici, quindi da lì, comunque conoscendo tutto questo mondo del bebop, delle scale bebop, gli approcci, quant'altro, perciò ho un metodo, riesco a dare un metodo che principalmente mi ha insegnato un bassista napoletano, che si chiama Gianluigi Coglia, Ok. perché... Fondamentalmente io non sono andata mai da un chitarrista a lezione, Ok. cioè i chitarristi ci andavo poco, poco, poco e poi li evitavo, non so, perché non riuscivano a darmi quello che cercavo. Poi ho trovato lui, Gianluigi, e Gianluigi è stata una grande scoperta per me, insomma, lui ha una mente pazzesca, no? È un'enciclopedia, è un musicista incredibile e quindi mi ha insegnato, mi ha aperto questa strada della, come si dice, della didattica del bebop, cioè quello che c'era dietro, no? E quindi poi ho iniziato a studiare per conto mio dei libri, ho comprato dei libri come quelli di Chuck Wine, non so se conoscete questo chitarrista, che è un chitarrista apparentemente non tanto famoso, però lui ha scritto dei libri pazzeschi, didattici, sia sugli arpeggi, sulle scale, che praticamente sugli accordi, fondamentalmente. Quindi poi ho iniziato a studiare per fatti miei, quindi alcune volte sui libri, e cioè, solo questo libro qua, a dire la verità, perché poi appunto non ci riuscivo e poi fondamentalmente ho fatto questo, ho detto vabbè, prendiamo i dischi e da quando ho preso i dischi era l'unica cosa che mi divertiva, cioè nel senso il fatto di suonare le cose che facevano loro, di trascrivere mi divertiva e quindi quello riuscivo a studiarle tecnicamente, capisci? Quindi poi ho passato tutta un'altra parte soltanto a fare questo, cioè a trascrivere e a sviluppare una tecnica mia fondamentalmente. Però evidentemente il binomio tra i due periodi ha funzionato, perché comunque alla fine, insomma, Comunque io consiglio, sì, funziona questo altro. è, nel senso che
Fondamentalmente sì, perché comunque c'è una parte in cui uno deve conoscere quello che accade, capisci? Senza conoscere quello che succede è difficile, cioè se tu trascrivi e basta, non sai quello che fanno, bah, probabilmente si può fare comunque, però insomma capirlo è meglio, se invece tu lo riesci a de decodificare, ecco, decodificare il linguaggio, capirlo e poi lo senti o lo assimili, un po' come una lingua. È chiaro, sì, è chiaro. Infatti è un linguaggio. Esatto. Senti, allora, progetti post-pandemia, che c'hai in ballo? C'è qualcosa? Progetti post pandemia, non c'è più la testa mia post pandemia, però Allora, comunque i progetti ci sono. quella di quasi tutti noi non c'è più la testa Riparto. post-pandemia. Però, visto che il mondo riparte, te che fai? C'hai qualcosa in vista? Sì, per fortuna sì, insomma, quindi va bene. Nell'immediato devo registrare, che è stato posticipato, dobbiamo partire il 7 giugno adesso, il disco di Emanuele Cisi, un quartetto per la Warner. Un disco pazzesco, insomma, vabbè, Emanuele, io sono cresciuta anche con dischi di Emanuele Cisi, perché lui suonava con Sandro Gibellini, che è questo chitarrista fantastico, no, Sandro? E io da piccina l'ascoltavo, no? Quindi per me Emanuele era l'idolo, cioè, quindi suonare con lui e stare nel suo gruppo è comunque la realizzazione di un sogno, no? Perché come sonorità la sento proprio molto, molto affine, e quindi sono contentissima. Quindi faremo questo disco che verrà registrato su una barca a vela, pensate un po'. E quindi dobbiamo partire. Ma c'è un motivo No, tecnico o... Emanuele ha deciso di registrare il suo album sulla barca a vela, e quindi partiremo sulla barca a vela e faremo tutti i brani dedicati al mare, fondamentalmente. Quindi è un disco di jazz, ma non diciamo di quel jazz arcaico, no, nel senso non Sì. è proprio solo jazz e basta. Ok, è Ci sono dei contaminato. brani, Sì. sì, tipo Sailing, quindi una versione di Sailing faremo. Io canto anche due brani. Ok. You've got a friend, quindi anche c'è quello. Quindi Esatto. E sono anche le poi delle canzoni, composizioni. diciamo, in senso lato. Alcune canzoni, e poi ci sono i brani originali di Emanuele, Ok. pazzeschi. E quindi questo è uno dei progetti. Poi, fondamentalmente, quest'estate ho diversi concerti in diverse formazioni, quindi magari alcune cose in trio, altre da sola, vari festival in Francia, Ti aggiorni insomma. tutto sul tuo sito personale per chi ti vuole Lo sto seguire. aggiornando, sì, questa è una cosa che è, ma lo sto aggiornando. Chi ti vede qui e ti conosce e poi vuole informazioni sul Sì, tuo sito, sul trova. sito che Ok, sto aggiornando, sì, sto aggiornando le trova date informazioni. adesso che è finita la pandemia, insomma, che sto Certo. aggiornando. E poi farò una masterclass, una masterclass a Nuoro Jazz, che dovrebbe, diciamo, mi stanno dando la risposta definitiva, ma dovrebbe essere confermata, giusto per il periodo, capire quando è la prima parte di agosto, quindi farò questa masterclass qui a Nuoro Jazz, qui per chi fosse interessato, insomma, tra poco uscirà. E niente, questi vari concerti in giro, appunto, sia con Emanuele, con le formazioni mie, è diverso. Quest'anno poi ho fondamentalmente ottobre parto per il tour in Germania, quello che dicevi poc'anzi, quindi farò un mese di tour in Germania, tutti in giro in Germania, e poi a gennaio parto per il Nord America Ok, quindi per 3 mesi. prossimo inverno non ci sei. Non ci sono. Ok. Poi, tornata, diciamo, c'è anche un'altra cosa molto bella, perché parto per la Svizzera per una settimana per suonare con Dado Moroni e l'orchestra di Losanna. È questo. Non è poco, non è poco. Ah, Senti, no, non è. in questo periodo di pandemia ti faccio quest'ultima domanda, ma tu insegni anche online oppure Sì. no? Insegni anche online, ok. Così a Sì, no, maggior insegno ragione. principalmente online, perché comunque tanti allievi internazionali, diciamo. Nel senso che quest'anno è stato bello, perché cioè, lato B della pandemia è stato che fondamentalmente ho avuto allievi ovunque, in Chiaro. America tantissimi, poi in India, che ne so, in Africa, cioè in qualsiasi parte, in Cina anche. Perché È stato bello. È certo, perché con la pandemia questo lato è esploso completamente. esploso un po' questo lato qua, sì, poi esattamente. Quindi fondamentalmente è stato interessante. L'anno scorso è stato bello, ho insegnato tantissimo. Allora, Eleonora, io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata da parte di tutto lo staff di Guitar Prof. Poi segneremo tutti i link per seguirti, siti personali, pagine Facebook, pagine artista e tutti i riferimenti per seguirti. E, insomma, spero che tu sia stata bene in questa Certo, non sta chiacchierata. benissimo. Sono contento. Abbiamo toccato vari punti, dalla didattica al discorso artistico. In realtà, la realtà è che potremmo chiacchierare e anche magari con le chitarre in mano potremmo ragionare per ore di un sacco di Sì. cose, no? Io sono molto curioso di quando uscirà, oltre a tutto il lato artistico, però appunto mi riferisco in questo caso alla didattica.
aspetto il libro. Fallo, cerca di, diciamo, mettiamola così, ti do un motivo in più per farlo uscire in Lo tempi so, rapidi. lo so, devo organizzarmi meglio in questo sicuramente, quindi devo. Me l'hanno chiesto già tante No, è persone. davvero perché, insomma, secondo me, conoscendoti sicuramente sarà un bel lavoro. Grazie, Io ti grazie auguro in bocca mille. al lupo per tutto, veramente. Epi, grazie Va mille bene? Luca. Quindi, Va buone bene. feste e a presto. Grazie mille. Ciao, 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 ciao. Arrivederci, ciao a tutti, ciao.